queste case molto grandi, ci vivono quattro persone, tutto molto tranquillo. Ti piace? Beh, direi sì, mi piace. È molto bello, costa poco. Costa poco? Cioè, in che senso? Sì, tu dai una settimana di anticipo, tu hai depositi e la prendi. Vuol dire che... Parlavo della casa. Ah, sì, certo, la casa. Sì, bella, bellissima, grande, è tutta molto... La prendo, dai, che non si sa mai. E poi i coinquilini sembrano anche abbastanza simpatici. Vabbè, allora adesso chiamo It. Lui gestisce casa, vuole fare domande, giusto per conoscerti meglio. Italo? Italo? C'è qualcosa per me? So you're Italian, right? Sì, mi chiamo Eduardo. Nice to meet you. C'è qualche problema? Non lo so, ragazzo. Me lo direi tu se c'è qualche problema. Rispondi solo alle domande. God save. The Queen. Fish and Chips. Big. Ben. 007. John. Travolta. No. Lennon. Basta un po' di zucchero. E la pillola va giù. Lady. Gaga. No. Diana. Lady Diana. Lady Diana. Molto bene. Thatcher. Che? Questo ragazzo è un tipo sveglio. Lui non solo odia la Thatcher, la ignora proprio. Mi sa che è veramente uno tosto. Un anticonformista, eh? Mi piace, ragazzo. Vieni che ti faccio vedere la casa. Grazie. Come vedi, ragazzo, ogni suppellettile ha un ordine e una logica atta a mantenere ogni spazio pienamente efficiente e funzionale. Il lavello, per esempio, è strategicamente posizionato a fianco ai fuochi in modo da lavare ogni pentola appena, e quando dico appena intendo immediatamente, dopo l'utilizzo. Qui sopra invece abbiamo la zona sgrondatura per la prima gocciolatura di pentole, piatti, bicchieri e quant'altro. Nella tua camera troverai una mappa fotografica con tutti gli elementi della casa, il loro utilizzo e la loro manutenzione. Per quanto riguarda invece gli elettrodomestici, tostapane, bollitore, forno, eccetera, eccetera, seguiamo un ragionamento classico. Lasciali come li hai trovati. E tanto per evitare fraintendimenti, intendo che devono brillare come una stella rossa a 5 punte. Una stella rossa a 5 punte. Ok. Bravo. Grazie. E dimmi, qui cosa senti? Senti qualche odore particolare? No. Cibo? Cibo, esatto. Non muffa, marcio o sentori di morte. È assolutamente vietato lasciare cibi deteriorati dentro questo frigorifero. Comportamenti di questo tipo avranno come effetto l'espulsione dalla comune con effetto immediato e definitivo. Comune? Comune? Questa è una comune. Come la chiameresti tu? Comune, appunto. Ma andiamo avanti. La living room l'hai già vista. C'è poco da dire, c'è solo una regola. Qualsiasi oggetto personale trovato in giro verrà espulso immediatamente dal servizio igienico pubblico. Ovvero? Spazzatura. Diretto. Uomo avvisato. Mezzo salvato. E questo è il bagno. Beh, qui c'è poco da dire. Ogni goccia fuori posto deve essere immediatamente asciugata. Non sono inoltre tollerati i residui di dentifricio nel lavandino, così come peli, capelli, bottiglie di shampoo vuote, eccetera, eccetera. Ok. Ah, una cosa. Dopo la doccia, aprire la finestra per 8 minuti, ovvero il tempo necessario per evacuare il vapore senza che la temperatura della stanza scenda troppo. Capito? 8 minuti. Esatto, 8 minuti. Okay. E ora il momento che stavi tanto aspettando. Vero? Ma come? Il tuo ricovero. E cosa? La tua sezione privata, la tua tana, la tua cella, come la vuoi chiamare? Camera? Camera! Quanto odio quella parola. Certamente un residuo dell'ideologia fascista che ancora permea il piccolo medio borghese italico.
Non sarai mica un camerata, te. No, giuro. Questa è la tua stanza, tanto per usare un termine più consono alla tua classe sociale, ma non troppo distante dalla mia. Come vedi, è grande e luminosa. Ma attenzione, se passando davanti alla porta sento un odore che non mi piace, sei fuori. Né candele, incensini, fumo, né tantomeno puzza di piedi. Ci siamo capiti? Sì. Bene. Questo è più o meno tutto. In effetti è molto semplice. In questa casa seguiamo la madre di tutte le filosofie sociali. Dai quello che puoi e prendi ciò di cui hai bisogno. Per me puoi trasferirti oggi stesso. Domande? Lei? Lei è una compagna. Altro? No, dai, vado a prendere le mie cose e torno. Prima i soldi, per favore. Così poi fai tutte le tue cose con calma. 500, giusto? Esatto, 500 pounds. Corri, vai a prenderli, che devo andare a lavorare. Ah, no, no, guarda, li ho portati qui come li ho in tasca. Cosa? Ma tu sei fuori? Dove ti credi di essere? A Disneyland Paris? Quelli ti uccidono per molto meno, sai. Quelli chi? Chi? La lista è lunga, ragazzo. Tieni. Perché la bustina? Come minimo penso tu li abbia nelle mutande. E comunque io non tocco mai denaro a mani nude. Il denaro è sporco e pieno di germi. Bene. Benvenuto a bordo. Ecco le chiavi della casa. Welcome. Thank you. Grazie. See you later, Italo. Bye. Hasta la victoria, carne. Bye. Thank you very much. See you next month. Bye. Bye bye. Next month? Come? Perché va via un mese? Parli di Carmen. Sì, lei è qui solo per le pulizie più approfondite. Ah. Come ti ho detto, per le pulizie ordinarie abbiamo dei compiti ben precisi e ben suddivisi. Tutto deve essere in ordine e pulito. Odio lo sporco e il disordine. E del resto, come tu mi insegni, uno genera l'altro. Can you believe it? Leaving me alone like a fucking new arrived? Venga, tia. If you were the manager, you would do the same, or no? I don't think so, man. I'd never be such an asshole like him. Yeah, I would like to see you. Hey. You can bet your ass, mate. You'd love working for me. Yeah. I imagine. Can you grab me a birra, please? Fuck off, man.